La scuola di musica si chiama Jobel e indica con un nome ebraico appunto il corno. È una scuola che è aperta a tutti coloro che ne vogliono fare parte, animatori della liturgia e delle messe nelle varie parrocchie. Lo studio del pianoforte è importante in una scuola liturgica dove prepariamo musicisti che dovranno accompagnare e dirigere i cori, che dovranno eseguire ovviamente tutti i brani liturgici che fanno parte della celebrazione di una messa o di, può essere di una celebrazione di una festa, sempre nell'ambito ovviamente liturgico. E quindi la conoscenza dello strumento, di sapere armonizzare in base al brano che andremo a eseguire, è l'importanza chiave dello studio del pianoforte e quindi di non semplice utilizzo di una struttura armonica semplice, ma articolata nel complesso di un brano liturgico, quindi avere la preparazione di poter eseguire dei brani e seguire al tempo stesso il coro che andrà a cantarli, ovviamente. Quindi questa è la parte fondamentale. Quello che prevede l'insegnamento della mia materia, quindi in questa scuola, sarà l'acquisizione delle nozioni base, quindi la postura, i colpi d'arco, ma anche alcuni studietti nelle diverse posizioni, il suonare anche alcuni brani liturgici molto semplici, quindi avvicinare ragazzi, ragazze, ma anche persone un po' più grandi a questo strumento, alla bellezza di questo strumento unito quindi alla preghiera, alla musica liturgica. L'intento è quello di formare appunto questi animatori a una animazione più adeguata nelle varie celebrazioni liturgiche della domenica e di altre occasioni. Le materie che si studieranno sono lettura della partitura, esercitazioni corali, vocalità, violino, pianoforte, organo, eccetera. Non è importante avere ovviamente un'istruzione musicale dello strumento, quindi si può essere tranquillamente un autodidatta del pianoforte, ma appunto i punti chiave che andremo ad affrontare in questi 2 anni del biennio musicale di canto liturgico saranno appunto lavorare sui brani che andranno ad interessare proprio le messe liturgiche e quindi le celebrazioni e di conseguenza si andranno ad affrontare i temi direttamente, quindi sarà uno studio molto settoriale dello studio della celebrazione liturgica. È una bella opportunità per la nostra diocesi per comprendere ancora di più il significato e l'importanza della liturgia. La musica non è qualcosa di contorno nella liturgia, nella celebrazione, ma è parte integrante della celebrazione stessa, della liturgia stessa. E quindi è bene che sia curata nei minimi dettagli, proprio perché celebriamo il mistero di Dio e in quanto celebrazione del mistero di Dio è bene che ci sia un canto, una musica che sia degna di questo nome, dove possiamo esprimere la nostra lode, il nostro ringraziamento, tutto quello che noi viviamo, a Dio stesso. La scuola di musica liturgica vuole essere un'ulteriore opportunità che si vuole dare sia agli operatori pastorali, sia a coloro che svolgono un servizio di canto, di direzione o di strumentazione all'interno delle comunità parrocchiali. E quindi si vuole affiancare questa scuola anche alla scuola di teologia, proprio per puntare sulla formazione di cui questa Chiesa ci tiene tanto, sulla formazione dei laici. Su chi desidera approfondire sia il mistero della fede, ma anche e soprattutto il linguaggio musicale e quale sia quello appropriato giusto per le celebrazioni.